Buongiorno a tutti, sono Elisa Ponte, dirigente medico presso la struttura complessa di chirurgia generale dell'ospedale di Aosta, diretta dal dottor Millo. Abbiamo tentato di analizzare quale possa essere l'approccio corretto nella metaplasia intestinale dello stomaco escluso in pazienti sottoposti a bypass gastrico. Come sappiamo, nelle linee guida della Società Europea di Endoscopia Gastrointestinale pubblicate nel 2019, la metaplasia intestinale è definita come precancerosi. I pazienti con metaplasia intestinale, sia dell'antro che del corpo, sono definiti pazienti ad alto rischio di sviluppare adenocarcinoma gastrico. E questi pazienti dovrebbero essere sottoposti, secondo le linee guida, a un follow-up endoscopico ogni 3 anni. In letteratura sono stati pubblicati diversi studi che valutano la possibilità e le diverse vie di approccio allo stomaco escluso in pazienti sottoposti a bypass. Dalla double balloon enteroscopy alla possibilità di effettuare delle gastroscopie attraverso gastrostomie laparoscopiche alle tecniche ibride percutanee endoscopiche. Questi studi hanno anche descritto nella stragrande maggioranza dei pazienti analizzati delle anomalie della mucosa gastrica a livello dello stomaco escluso, in particolare gastriti iperemiche, gastriti erosive, gastriti emorragiche, più raramente gastriti atrofiche e metaplasia intestinale. Questo studio, pubblicato nel 2013, sebbene datato, sottolinea in maniera chiara, con un'analisi anatomopatologica e immunoistochimica, la proliferazione maggiore delle cellule della mucosa gastrica nello stomaco escluso, dei pazienti sottoposti a bypass e una, inibizione dell'apoptosi in queste cellule. Sebbene sia molto difficile stabilire con certezza l'incidenza di lesioni precancerosi a livello dello stomaco escluso e l'incidenza di tumori dello stomaco escluso in pazienti sottoposti a bypass, recentemente è stata pubblicata questa review di 17 pazienti con adenocarcinoma dell'antro prepiloro nel 70% dei casi. Questi pazienti hanno avuto una diagnosi nella gran parte dei casi tardiva con una mortalità del 33%. Nel nostro centro, dal gennaio 2001 al dicembre 2019, se consideriamo solamente i pazienti sottoposti a bypass e a sleeve gastrectomy, sono state effettuate 706 gastroscopie preoperatorie con biopsie multiple. Nel caso di pazienti con biopsie negative, questi sono stati sottoposti all'intervento di chirurgia bariatrica secondo linee guida e secondo le caratteristiche ovviamente del paziente. Abbiamo avuto un 2,8% di metaplasia intestinale, alle biopsie preoperatorie, in particolare questi 20 pazienti sono stati sottoposti a sleeve gastrectomy, in modo da non lasciare una porzione di stomaco difficilmente esplorabile con della metaplasia intestinale al suo interno. In particolare nel nostro centro è stata individuata in una paziente di 45 anni, con una gastroscopia preoperatoria nella norma, una metaplasia intestinale completa dello stomaco escluso a 12 mesi dal bypass e una metaplasia intestinale completa dell'antro e del corpo fondo dopo 5 anni dal bypass. Questa paziente è stata sottoposta ad un intervento chirurgico con anastomosi tra l'ansa alimentare e lo stomaco escluso, in modo da rendere quest'ultimo esplorabile e permettere un follow-up endoscopico. Concludendo, volevamo sottolineare l'importanza dello studio endoscopico preoperatorio della mucosa gastrica con biopsia multiple, al fine di evidenziare eventuali anomalie che potrebbero modificare la strategia chirurgica. Grazie per l'attenzione.